Roma, 1927. A via Merulana, in casa della contessa Menegazzi, un giovane armato, col volto mascherato da una sciarpa, ruba denaro e gioielli. E olio viene dalle mie colline molisane, da giù dal paese. Che pensiero gentile, non doveva disturbarsi. No, svolgendo le indagini, il commissario Ingravallo ha modo di conoscere la signora Liliana Balducci, che abita nell'appartamento di fronte a quello dove è avvenuta la rapina. Questo incontro fa nascere in lui un sentimento d'amore. Cosa fa? Mi pedina? Me ne sono accorta, sai, in chiesa che mi seguiva, anche se ho fatto finta di niente. Ma io non la pedinavo, le sono solo venuto dietro. Beh, non c'è molta differenza. C'è. Venga, le offro un caffè. Grazie. 3 giorni dopo, Liliana viene trovata uccisa. Ingravallo è angosciato, ferito nel profondo dell'animo. Rintracciato nel nord, dove era in giro per affari, il marito di Liliana scopre che è sparito un cofano contenente preziosi e denaro. Il cofano. Il cofano. Madonna santa. Il cofano di famiglia. I sospetti su Giuliano Valdarena, cugino della vittima, si fanno più concreti. Abracadabra. Nella sua camera studio vengono rinvenuti oggetti d'oro appartenenti a Liliana e un mazzo di banconote. Viene fuori però che si tratta di un regalo fatto al cugino per il suo imminente matrimonio. Liliana era molto affezionata a Giuliano, lo amava come un fratello e, seguendo un'idea folle, confidava in lui per rimediare al dramma della sua vita, quello di non avere figli. Giuliano, giura che appena sposi tu fai un figlio. Un Valdarenino, un Valdarenuccio. Mi sembra già di vederlo, mi pare già di sentirlo. Tu un figlio lo fai subito, se non l'hai già combinato a metà strada. E quello me lo devi giurare, lo dai a me. Parlo sul serio, me lo fai adottare, come se fosse figlio mio. Tanto tu ne fai subito un altro, e poi un altro, quelli saranno per voi. Ma il primo spetta a me, c'ho diritto io. Povera Liliana. Io non avrò pace finché non l'avrò trovato. È un giuramento che ti faccio. Ma oltre all'assassino di Liliana, rimane da trovare l'autore della rapina alla contessa. Il commissario capo, dottor Fumi, è convinto che i due crimini siano collegati. Prima la rapina Menegazzi, poi il delitto Balducci. A soli 3 giorni di distanza. Stessa mano, stessa tecnica. Chiaro, chiarissimo. Opri i luaglioni in tuta grigia, col berretto e la sciarpa verde. Evidentemente molto ben informato, se non molto pratico, delle abitudini del palazzo a via Merulana 219, con quell'irreperibile Garzone, come informatore e come palo. L'unica differenza è che nella rapina Menegazzi abbiamo l'indizio del biglietto, della sciarpa, ci sono numerosi testimoni oculari, mentre nel delitto Balducci non mi facite ricere cattanimma. Stando così le cose, voi da dove vi mettereste a cominciare? Io dico da qua, dal biglietto delle tramvie dei Castelli forato al torraccio, che il luaglione, bontà sua, ci ha voluto far trovare in casa della rapinata Menegazzi. Si ritorna alle origini. Ad Adamo ed Eva si riparte ab ovo. Lo stato delle indagini imponeva che io vi imprimessi una direzione nuova, una svolta, come dite voi qua, una smossa. Finora si è perduto fin troppo tempo appresso al dubbio del delitto passionale. Ma quale delitto passionale? Facetemi un piacere. E da questo momento in poi si procede a modo mio. Si cerca un rapinatore, e quando si sarà trovato un rapinatore si sarà trovato pure l'assassino. E lo si cerca al solito modo dalla polizia. Sguinzagliare i confidenti. Pescare nel ramo ricettatore, nel ramo peripatetico. E capirà, quello più che ramo è un oceano. Pescare nel ramo vagabondo, con occhio particolare a quello originario dei Castelli. Potremmo anche farci mandare tutti i rapporti dai vari commissariati di zona, a partire dalla data della rapina o giù per su. Bravo!
Ha capito, bravo. Ve li passate e ripassate tutti quanti al setaccio. Vedrete che qualche cosa salterà fuori. Ma lo sai, Filippè, che a volte in sogno non so se so un cristiano che se sogna ad essere un cavallo o un cavallo che se sogna ad essere un cristiano. Beata te, mangi, bevi e dormi e te ne freghi, io sgobbo. Lascia perdere il cavallo, parla con noi. Ecco, lo vedi? E mo chi glielo fa capire a questi che il sottoscritto Marconi Oreste non sa niente, non ha visto niente, non c'entra niente? Oh. Io via Merulana non la bazzico proprio. Domandate a Filiberto. Vero, Filippè? Spremiti, dai forza, dici qualcosa, su. Pensa che fregatura. Se è tutto entrato, se sapesse che tu sgobbi per noi. Ma allora me volete rovinare? Me volete buttare in mezzo alla strada? Commissario mio bello, ma voi lo sapete, io sono sempre stato un onesto parlatore. Se puta caso mi arriva una cosa, una notizia, una soffiata, so o non so prima che ve lo via riferì. Il sadico di via Montebello, se può dire che ve l'ho fatto via io, modestamente. E di via Merulana non mi vuoi raccontare niente, proprio niente. Ammazza le mosche. Niente, niente. Fosse volata una parola, un fiato, niente vi dico. Ci devo credere? Come al Vangelo, per me non è gente di qua, se no si saprebbe. È roba da fora, di un altro giro. Già, ci si sa anche noi. Roba del Torraccio, giro dei castelli. E mo stiamo a cavallo, perché adesso almeno so dove appizzo le orecchie. Femman. E nella cassaforte che ci sta? Robetta, guardate, guardate pure. È aperta. E questo? Tanto pazietto. E nemmeno tanto puro. Me l'ha portato una signora, una matta. Le ho fatto il piacere di trattenerlo per poche lire. Che può valer? Una miseria. Eh già. Poche lire, però sempre un affare, eh? Perché questi che te portano la roba a pegno, più gli dai e più non li rivedi. Se invece gli dai poco, con poco se la riprendono. Mi sembra commercio onesto. Onestissimo. Ma ve pare che io, commissario, mi sporco le mani con la roba rubata? A via Merulana, per giunta. Mi danno da strozzina, da cravattara, da rovina famiglie. Ma da qua ricetta la roba rubata. Grazie a Dio no. Questo no. Poi lo sapete pure voi. In questo so pulita. Come l'acqua. Nessuno, dice sì nessuno, proveniente dalla zona dei castelli è stato di recente indiziato, fermato o arrestato. No. Mannaggia. Hai vita mia, hai cora, e chi sto cora, si stata, o prima amore. Eh? Che potrà mai uscire fuori da tutta sta carta? Un indizio, una pista, a smossa. Verbali, rapporti, denunce esposti. Per uno che legge ce ne sono 100 che scrive. Sarà vero poi che sta smossa che dite voi sta scritta qua? Ma boh, comunque tu passa e ripassa il setaccio tutto quanto e non mi scassare a me, per favore, va bene? Mi pare di essere tornato a scuola. Ricreazione, lo spaghetto di mezzanotte. Beh, diciamo pure delle due, sgranfia. Però i piatti sono d'alluminio. Di solito ci mangiano quelli trattenuti in camera di sicurezza, ma puliti sono puliti. Lo spaghetto è meglio ritrovato contro l'attività prolungata.
Mannaggia, morto. Bravo, la porchetta. Ma li mortacci. Dottor, ci siamo. Ehi. Una l'abbiamo trovata. Navagliona del Torraccio. Proprio il paese da dove è arrivato il rapinatore della contessa Menegazzi. Entra, entra. Mettiti lì. Signor commissario capo, ecco la sua scheda. Cionini Ness, anni 20 da Torraccio Nubile, assenza fissa dimora, una crocetta che vuol dire sì. Adesso, grazie a voi, c'è l'onna dimora, più fissa di così. Professione cucitrice pant. E che è sto pant? Pantaloni, signor commissario capo, avaglione e pantalonaia. Ma la sua vera professione è l'esercizio di attività meretrice in luogo pubblico. Non è vero! Sono lavorante sarta, per il momento senza occupazione. È per questo che mi sono ridotta a Roma, a cercare lavoro. Cercare di lavorare non è vergogna. Certo, lavorare. È proprio mentre attendevi al lavoro che sei stato affermato dal pattuglione del commissariato San Giovanni. Essendo in corsa, ammettiamo pure con prestazioni sporadiche, in contravvenzione flagrante del dispositivo Federzone, circa il risanamento dei marciapiedi urbani, e senza e che la circolare speciale del Ministero degli Interni aiutate il vocabolo, memoria vostra, in gravò. 14 febbraio, numero 718. Ah, sta inguaiando. Brutti certificati per te, se non mi dici il nome del giovanotto. Ma che giovanotto? O cocco, pappone, come ha già detto, uguaglione, ce l'avrai il ragazzo, no? Una bella uguaglione come te, così ben provveduta. E anche lui del Torraccio? Paese tuo? Il nome. Voglio il nome del pappone tuo. Parlare. E sbrigasse. Non è per fatte del male a te né a nessuno. E per la giustizia. Ta ricomanna la giustizia. De fa carcerare la gente che per forza deve aranciarsi in qualche modo. È meglio che ci accontenti. Con noi non si può mai sapere. Ci possono pure scappare di mano un par di schiaffi in faccia. È meglio per te. È meglio per tu, ragazzo. Almeno finisce qua, la famo finita con sta lagna, te famo riportare al dormitorio, te ributti sul tavolaccio, duro per duro, te vai a dormire. Sarai stanca, no? Da morì, rimbambita, sfinita. E il ragazzo tuo, certamente, non ha fatto niente. Ma se non ci dici come si chiama, se non ci dici come trovarlo, e come fa sto poro figlio a discorparsi? Come fa a chiarire la sua posizione, eh? Si chiama Diomede, mi ragazzo. Diomede Lanciani. E allora stai casa, al Torraccio. Ma in dove state casa non lo so, gira sempre. Gira come? Gira, che oggi state qua e domani di là, che va in giro per Roma dalla mattina alla sera in cerca del non si sa mai. Entrambi. Ma che? C'ha da fare isolare le scarpe una volta al mese, cammina, sparisce, non si sa mai dove se ne è ito. E al Torraccio, bazzica pure là. Chiedetela a suo fratello dove sta. E dove sta suo fratello? All'Arco di Giano, aiuta a vendere a banco de porchetta. E quanti anni tiene sto fratello? È piccerella? 14, 15. O garzone! Iamocene, commissario capo. Arodino! Arodino, donne! 1,90 letto, la bella porca da riccia con un bosco di rosmarino nella panza. A voi, don Maio Boccone, ve lo giuro, mi piacete troppo. 1,90 letto la porca, che ne vergogna di starla qua sul banco. Uno e 90 letto la porca, è una miseria, roba da far vergogna a chi vende e a chi compra. Assaggiatele, proverete, chi ci prova ce la riprova, la bella porca degli castelli. L'hanno portata a Baglia, la macchia.
Nonna, me vollo. Sì, è lui, il quarto da sinistra. Lo riconosco. Sicuro, lo riconosco pure io. Professoressa Bertola, per rendere completo e inequivocabile il vostro riconoscimento, ci dovete precisare... Certo, è il garzone da me visto subito dopo la rapina a casa Menegazzi correre appresso al rapinatore. Vi devo essere più precisa? Mi pare che siete stata abbastanza esauriente. Sì, è proprio lui. È il garzone che portava il prosciutto al commendatore Angeloni. Ma sentila questa. L'avrà intruppata al buio un par di volte per le scale e dice che è sicura. Sicura manco per niente. Io quel fattorino non l'ho mai visto. Io non posso di niente. Non posso di niente di una persona che non conosco. Una sigarettina? Noi vogliamo la verità. Ma ve lo giuro, me dovete credere. Della rapina, del delitto. Io non ne so niente, niente. Lunedì 14 per starci nelle scale io ci stavo. Ma per tutto un altro genere di motivo. Ingravà. Commendatore Angeloni. Yeah. Prego. Venga. Io prendo una sedia, eh? Prego, prego, commendatore, accomodatevi. Commendatore Angeloni, chi stupiscerà l'afferma che la mattina del 14 marzo 1927, anno quinto della marcia su Roma, essere venuto a casa vostra a via Merulana 219 a tenervi un po' in compagnia, come è avvenuto in altre precedenti occasioni. E voi ci avete creduto? Ma perché mo' gli è stata da retta? Pur di giustificare la sua presenza nel palazzo, chissà che è capace di inventasse. Infanga uno mai visto né conosciuto come il sottoscritto, mi pare il minimo. Commendatore, gli dica la verità, se no questi mi rovinano. A loro non gli interessa se io sono venuto a casa sua a portare un duetto di porchetta o per qualche altro motivo. L'importante è che gli dica che quella mattina ero venuto là per voi. Ma che fa dicendo? Guarda là, così piccolo e già così spudorato. Povera Italia, andiamo bene se queste sono le future generazioni. Io non so manco di che sta a parlare. Sono Umberto, è una preghiera che vi faccio. Gli dica la verità, sti signori, se no mi carcerano. Basta che gli dica che sto su da lei. Così loro si mettono il cuore in pace, capiscono che se sono scappato è perché mentre scendevo le scale ti sento gli spari, boom boom, un altro che avrebbe fatto al posto mio. Sorumbè, ma che gli costa? Una volta mi diceva che mola così bene. Sentilo, sentilo, e insiste pure. Ma che ti viene in mente? Ma io mi meraviglio di voi, bella roba la polizia, capace solo a mettere in croce onesti cittadini, rispettabili funzionari dello Stato. Ma che si è messo in testa? Ma che mi vuoi rovinare a me? Sta serpe, sto ladro, sta assassino. Ma dai al tufone, dai al vino, sì. Stai al posto tu. Allora ti farei con tutto sto casino. Voi, via, portatelo via. Poi dopo fare i miei conti. Via! Piccerì, mettiamo il caso che tu quella mattina ti trovassi nel palazzo per portare al commendatore un'altra cosa invece della porchetta. E mettiamo questo caso. Chisto non è un fatto che ti discolpa, anzi, al contrario. Prova che frequentando casa Angeloni hai avuto modo di
ore chiare, usi e costumi del palazzo e riferire tutto a tuo fratello Diomede, che guarda casa tiene una fidanzata che sta al torraccio, per cui lascia perdere questo risvolto pederastico che a noi non ce ne fotto proprio niente. A noi ci serve una rapinatura. Avanti. Dici dove sta tuo fratello Diomede, forza. Dove sta Diomede non lo so. Voi non conoscete mio fratello. Quello gira sempre. L'ultima volta che l'ho visto mi è venuto a trovare il banco. Si è fatto tanto bagnettello con due etti di porchetta. I soldi me l'ha dati. Si capisce. Babbo, ma com'è fatto? È alto, è basso, è scuro, è gobbo. Insomma, come cacchio è fatto? È alto, è così alto, è biondo. E che grugno tiene? Ce lo vorrebbero in tanti quel grugno. Creda a me, sor commissario, ce lo vorrebbe avere pure lei un grugno così. Non divaghiamo, Piccere. Sicché tu definiresti tuo fratello Diomede un bel ragazzo. Un bel ragazzo? Ma lo sai perché non sta mai a casa? Per non farsi trovare da tutte quelle che lo cercano. Sennò sareste fresco. C'è sempre un sacco di donne. L'annerebbero a cercare pure in capo al mondo. Anche lui nel novero dei fortunati è felice, eh? Anche lui perseguitato dai femmine. Ma che donne sono queste che c'è intorno? Di tutte le razze, inglesi, americane, germaniche. Diomede per le donne bisogna lasciarlo sta. Fa che lo pizzichiamo noi, o rimorchione internazionale, e poi vedi come lo lasciano stare. Ci avete poco da pizzicare. Diomede non ha fatto niente, come me. Piccirì, non ci pensa, in grava. Lui è tuo fratello, o vulimmo qua. E questa americana, sti germaniche, a dove sta? Ma sarà là, in qualche locale, un albergo, una trattoria, un caffè concerto. E chi paga? Pagano le donne. E le altre sole fasse pagare perché è disoccupato e non trova un lavoro vero. Oh, è una fatica pure quella. Avatti, non va. O padre e la mamma a Chicago se pensano che vengono a vedere i musei, i quadri, le stanze di Raffaello. E stanze sì, ma non esattamente quelle di Raffaello. Sì, il loro padre e la mamma così si pensano, a Boston e a New York. Che sti piccirelli viaggiano per l'Italia a cento con me, guaglione del collegio. Cento a San Pietro, cento a Terme Caracallo. Cento al Colosseo. Sì, lo manca per la capa. E l'appena scende nel barcarizzo, un frunco, una canata là, voi mi capite. Ognuna per sé e Dio per tutte. A Taormina, a Positano, a Venezia, a Cortina d'Ampezzo. E da un pezzo, commissario capo, da un pezzo. Da un pezzo, ingravavo. Lui ti fa forse un professore di filosofia con me. E quelle invece preferiscono un Diomede vivo a un Raffaello defunto. E quello perché se venono qua in Italia? Un erotologo, Lawrence o Norman Douglas, si è messo a fare il geodeta. Il che? Un geodeta, scienziato che studia la misurazione della Terra. E questo erotologo, dicevo, ha redatto una mappa delle zone dove più alto è, come posso dire, un potenziale maschile. E volete sapere qual è la regione del pianeta nostro dove più alto è il potenziale maschile? L'Italia, a giudicare da tutte queste ragazze che vengono qua. È un triangolo, i cui vertici sono le tre città di Reggio Calabria, Sassari e Civitavecchia. Con grandi spette dei palermitani. Da quello che mi dite mi par di capire che non è compresa Napoli nostra. E mi poteva spingersi un po' più in qua questo vostro minchiologo? Nina, vieni giù. Tu sai quando ti chiamo che morirebbe se t'avessi accanto. La luna è sparita e facce di scure. La notte c'è in vita, vi è famo l'amore. T'ho da parlare per dite tante cose. Nulla è sempre. Ah, Diomede! Diomede! Diomede!
tutte grande cose. Adio, Mede. So, Richard, porcimi che mi cerca. Stavolta sono pulito. Non gli ho torto nemmeno un centesimo, parola. È una cosa seria, decore. Ma è castrato con tutto il sentimento, ve lo giuro. Buono, buono. Quando esci, sta lì, aspettate, se non muore prima. Goodbye. Goodbye. Diomede. 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 Chi è? Sono incaricato dall'amministratore del palazzo. Ho da ispezione del termosifoni. Ah, zitta, se no te brucio. No, non è lui. Ne siete sicura? Sicurissima. Questo è più alto, biondo, ha gli occhi chiari. E forse vi sembra un altro perché siamo di sera. Non ci sta la stessa luce. Si potrebbe ripetere la prova domani mattina. No, questo è un ragazzo attraente. È il gagarbo, gentilezza. Quello no, quello già era uno zoticone. Non è lui, sono sicurissima. Grazie, signora contessa. Madame, diamo un cenno. E andiamo. Andate pure. Chi è? Commissario Ingravallo. Venite, venite. Disturbo. No, ci mancherebbe. Vi ho cercato in questi giorni, ma mi hanno detto che non ci stavate. Sì, sono andato a abitare al Flora dopo la disgrazia. In questa casa non ci potevo più vivere. Troppi ricordi. Mi sembrava di rivedere Liliana da tutte le parti, nei momenti più impensati. Questa casa è troppo impregnata della sua presenza, voi mi capite, commissario? Certo, capisco. Fa un bel calduccio al Flora con tutti quei tappeti. Mica come qua, che coi termosifoni ci stiamo sempre a litigare. Sì, ma non è servita a niente. Anche là me la vedevo sempre davanti, anche all'albergo. E perciò ho deciso di tornare a casa. Scusate, commissario, se vi ricevo qua in cucina, ma io da là in sala da pranzo proprio... Ah, non fa niente, capisco. No, non c'ho più avuto il coraggio di rimetterci piede, ecco. E poi se no mi si brucia tutto. Oh, ma la serva, Assuntina, non è tornata. Ah, la conoscete? E chi l'ha più vista, quella? Si vede che tiene ancora il padre malato, allora. Ma no, sapete che nuova c'è? Mi sono stufato delle serve, meglio fa da soli, tutto de' guadagnato. A quanto pare, però, ve la cavate piuttosto bene, voi. Io? Questa è la prima volta in vita mia che cucino. Non avevo fatto manco un uovo sodo. No. Ma che? Davvero. Dal profumo non si direbbe, però. Le prime sere mangiavo all'albergo, poi ho mangiato in trattoria. Ma ieri sera mi sono detto, basta, Remo, reagisci. Se comincia sempre dai piccole cose, no? E allora? Ho cominciato così, mi faccio cucinare da solo. Ma arrangio con quello. Il talismano della felicità. Era di Liliana. Lei sì che ci sapeva fa'. Il talismano della felicità è proprio un titolo adatto a me. Scusate, che vi dispiace prendermi un bicchiere d'acqua? Oh, come no? Grazie, commissario. È sufficiente. Ah, sì, sì, grazie tante. Oh, e questo cos'è? Ah, questo? Questo... è una specialità, è un piatto tipico romano, il garofolato. Sì, anche se con i chiodi di garofano non c'entra proprio niente. Ma voi avete mangiato, commissario? Ah, no. E siete forte o debole di stomaco? Insufficientissimo. Allora non ve vedo. C'è un detto che dice, se c'hai un nemico con lo stomaco delicato, dagli da mangiare il garofolato. E chi vi ha detto che io non sia venuto apposta per fare inimicizia?
Com'è? Ah, buono, buono. Un poco forte. Ma ci dovete bere sopra, eh? Ah, tenete ragione. Buono questo vinello, giovane, forte. Mi sento davvero meglio adesso. E le indagini? Come vanno? Veniamo proprio adesso da un colossale buco nell'acqua. Ah, male. Ma ce la state mettendo tutta, sì? Io non ci dormo la notte. Ci penso sempre. Tac, tac, tac. Come un innamorato. Innamorato? E da chi? Vedete, io non sono un detective. Io sono come un innamorato. Un innamorato pazzo che sfoglia la sua margherita. I due casi sono collegati. I due casi non sono collegati. E voi? Per quale ipotesi propendete? Che i due casi sono collegati e non lo sono. No, scusate, ma non mi è molto chiaro. Vi spiego. Io tengo una teoria. I fatti non sono mai la conseguenza o l'effetto di un unico motivo. Sono come un vortice, una tempesta magnetica alla quale ha cospirato una molteplicità di causali convergenti. Anche i delitti. Anzi, i delitti a maggior ragione. Certo, voi direte in quanto a chiacchiere me la cavo, ma in quanto a risultati... No, no, mi interessa. Ah, vi interessa? Voi non sapete che piacere mi date. Perché, vedete, nessuno mi vuole stare mai a sentire quando io dico che la causale convergente, il nesso tra i due casi, può esistere. Ma non nei termini in cui si è abituati a pensarlo di solito, almeno in questura o alla squadra mobile. E voi, invece? Se lo sapessi. Ma vedete, io sono un po' stanco e anche confuso. Sì, forse complico inutilmente le cose. Ma voi non potete immaginare cosa darei pur di trovare l'assassino di vostra moglie. Nesso o non nesso, causale convergente o non causale convergente. Io sentivo, come se l'aspettassi. Mentre andavo alla porta, mi tremavano le gambe. Avevo il cuore in gola, come un presentimento. Beh, ho vestito chiaro qua. Guarda che macchia. Guarda che macchia. Così presto, con quei garzoni in mano, ma che succede? Ieri sera ho bevuto molto vino, vino rosso, sì. Quella è tutta colpa del garofonato, che ci si deve bere sopra molto vino. Io ho bevuto e mi sono macchiato il vestito, i pantaloni, e sono venuto qua per lavarli, è tutto qua. Ma che fate? Siete matto? C'è sto io, no? Date qua.
Una parola alla vasta macchia. E poi sti garzoni sono proprio lisi. Lisi? Tengono soltanto un poco di lucido. No, sono proprio lisi. Uno statale distintissimo come voi che non si può manco comprare un vestito nuovo, è una vergogna. Però mi dovete da promettere che se vi aumentano il mensile, questi li buttate. Sì, buttare. C'è sempre tempo per buttare. Noi siamo 7 fratelli, lo sapete o no? E chi vi dice che domani pure io non tengo una moglie e 7 voglio un scill, eh? Per intanto se può riportare sto vestito, oppure se può tignere scuro. Avete detto tingere? Sì, sì. Non so come ringraziarvi. Lo sapete che vi porto un parma de mano. Voi siete l'affittacamere più impareggiabile che ci sta a questo mondo. Ma che imbecille non averci pensato prima. Un matto. Me son messa in casa un matto. Commissario Ingravallo, cerco il maresciallo Santarelli. Sono direttore della banda di Marino, e cerco di fare del mio meglio. Mi perfeziono un Toscanini. Com'è che siete da queste parti? Un'idea. Guardate voi che vi vengono. Ma è sempre per il furto Menegazzi o per il delitto Balducci? E ho saputo. Incredibile, eh? È nel stesso palazzo solo dopo 3 giorni. Furto Menegazzi. Un rapinatore teneva una sciarpa di lana verde. Questo è assodato. Ora, uno che ha fatto una rapina mano armata non se ne va certo in giro dopo con l'indumento medesimo. Mi seguite? Seguo. Non gli conviene, perché dalla sciarpa potrebbero riconoscerlo. E allora che fa? Che fa della sciarpa di lana? La brucia? La butta? Se ne disfa? Magari è un disgraziato, un poveraccio che di sciarpe di lana ne tiene una sola. Che fa una così? Magari impregnato della mentalità dei poveri, venuto su con l'imperativo categorico che non si butta niente, mai niente. Che fa? La sciarpa di lana se la tiene, la conserva, non se ne priva. Ma siccome non vuole essere riconosciuto, che fa? La porta a tingere. Ma parlate di lui come se fosse un morto di fame. Ma quello c'ha una ricchezza, i gioielli della contessa e di quell'altra, la donna assassinata. Commissario, ma ve li siete scordati? Già, e ovvero, con la refurtiva se ne potrebbe comprare un vagone di sciarpe di lana. Ma Birbone preferisce non spendere neanche un centesimo. Sì. Per un certo periodo di tempo è molto più prudente continuare a fare il povero. E aspetta. Come all'oppo inguattato in un posto sicuro che aspetta pure Is. Però fa freddo in queste sere di marzo, che è un mese traditore. Specie per la gola. Ragion per cui questa fottutissima sciarpa, nel momento stesso in cui sto parlando con voi, magari è già stata tinta. E siccome chi Luca Rugnone pare stare dalle parti del Torraccio, magari l'ha portata a tingere nelle vicinanze, cioè zona vostra, maresciallo Santarella. Ho capito. Volete che vi dia una mano a scoprire la tintoria? L'altra volta voi mi avete portato da quella Zamira.
Amaga tiene pure un laboratorio di tintoria. Magari o Carognone l'ha portata a tingere proprio là. Perché non ci andate a fare qualche domandina? E vabbè. Vedrò di venirvi incontro. Ecco, bravo, bravo. Sì, però un momento. Quella Zamira, o chi per essa, potrebbe metterli in stato d'allerta o Birbone. Meglio procedere con mano di velluto, voi mi intendete? Non è che potreste all'uopo ricorrere a una delle vostre famose pedine sullo scacchiere del territorio? Lusingate, lusingate, sciottete in gravalla. Ma voi non sapete che io c'ho sotto mano Mazzolini di Primule, che fa proprio a caso vostro. Noi siamo come le lucciole, brilliamo nelle tenebre, chiave di un mondo farà, noi siamo il fiore. Buongiorno, maresciallo. Buongiorno. Enchete, penchete, puffetela. Com'è che dite quando fate la maga? Enchete, penchete, puffete, inè, abele, fabele, dominè. Oggi non mi piacete. C'avete l'aria di uno che c'ha la coda de paia. Che gli servo, marescià? Ce l'avete sempre quel vigliacchetto dell'altro anno? E certo che c'è sta. Lo tengo apposta per la gente fine come voi. Gli altri clienti non ci fanno caso. Sti burini dei carrettieri non sanno apprezzà. Sì, ci vuole l'animo sensibile. Sapete, quando che stavo in Libia col sesto bersaglieri, mi faceva tanto piagne una poesia di quel gran poeta che è morto. Come si chiamava? Giovanni. Ma sì, uno di quei posti dove ci cresce l'erba. Prati, Giovanni Prati. Pascoli, ecco, Giovanni Pascoli. Sora Zamira, io vorrei andare a casa perché non mi sento tanto bene. Anzi, sto proprio male. Che è sta storia? Non ti senti tanto bene o stai male? Ah, Sora Zamira, che proprio non gliela faccio. E vattene va, che te devo da di. Andatevene tutte e non ne parliamo più. E adesso mi dica lei, sor maresciallo. So più le volte che stanno a casa che quelle che vengono a lavorare. Eh già, siamo donne, ci avemo le lune. E è per questo che non ho mai preso moglie. Ma io qua un bel giorno le mando tutte via e metto a cucire tutti gli uomini. De voi uomini tutto se può dire, ma almeno non ci avete il ciclo. Al massimo ci avremo il motociclo. Portata dalla sora Zamira una sciarpa verde di lana, l'hanno portata. Chi l'ha portata? Ah, questo non te lo so di, io non ho visto. Se vede che non c'è stavo. Te non ci sta mai. Forse stavo qua con te. Ma perché ti interessa tanto sta sciarpa? Mi interessa. Allora mi dispiace per te, ma da Zamira non c'è sta più. L'ha mandata a Tigne da un'altra parte, a causa della pioggia. Capirai, era discesa l'acqua in tintoria, non si poteva lavorare. Ma ne sei sicura? E come no? Ci ho aiutato io a imballare la roba. E dove l'ha mandata?
alla tintoria Ciurlani, dalla parte della Cecchina. Sarà una settimana. Speriamo l'abbia già tinta. Ti lascio il solito regalino. E dai, su. E lasciamelo un po' più grosso, il regalino. Che anche stavolta mi sa che ti sono stata utile. Se non ci avessi a me, a date tutte le informazioni che mi chiedi. E poi ce lo sai, io metto via tutto per corredo da sposa. Sì, a quest'ora dovresti averci la casa piena di roba. Voglio un abito bianco, tutto de tulle. Sì, eh? Perché te ce l'hai che ti sposa? Prima o poi lo trovo che mi si sposa. Ce puoi giurà. Eh già, perché io sono troppo vecchio per te. Se non ci avessi a te, che mi vuoi bene. Addio, bellocciona. Ciao. Sveglia, sveglia, Ingravallo. Ho scoperto dov'è la tintoria. Alla Cecchina. Bravo. Venite, vi offro un viaggio in macchina. Bene. Sarà una marcia trionfale. Ciurlani, è lei? Sì, sto io. Perché? Una donna ha perduto una sciarpa. Qualcuno l'ha trovata e l'ha portata a tingere dalla Paco di Zamira, la quale dice che l'ha mandata qui da voi. E com'è sta sciarpa? Di lana, verde. Sì, allora è proprio quella. Però se la so già venuti a prendere. Vedete, quella sciarpa è di mia madre, povera donna. E ci terrebbe tantissimo a riaverla, la sua sciarpa. Oramai è stata tinta. Povera mamma. Ma sono sicuro che pur di riaverla passerebbe sopra anche alla tintura. È un ricordo carissimo. Se ci potesse dire almeno il nome della persona che è venuta a ritirarla. Sarà quella che l'aveva portata da Zamira. Perché non ve lo siete fatto dire da lei? Perché dice che non se lo ricorda, che non c'ha mica la memoria buona come lei. Ma poi che gli fate? Che li facciamo? Niente li facciamo. Il maresciallo si sbaglia. Io gli do una forte mancia a quella persona. Ci sono venuto apposta da Roma per dargliela io stessa. Allora la sciarpa è venuta a prenderla un giovanotto che si chiama Enea Ritalli. Sta dalle parti del Torraccio. Ah, un giovanotto molto fortunato. E prima di sera, quando l'avremo trovata, signora Ciurlani, le sarà gratissimo assai. Giorno. Quando si può fare un po' di bene alla gente. Così, per curiosità, di che colore è la sciarpa adesso? Nera. Un colore che oggi va di moda. Già. Dai, dai, mannaggia. No, no. Quel matto di Romolo ci vede. Io sono venuta qua per far pane, mica per... E ne state fermo. Dai, Levi. Non sono stato forza di parola con te, eh? Non sono stato gentile. No, ma basta. Dai, via qua, su. No, Ene, Ene. Levi. Quanto mi piace. Ahinè, non mi guarda così. Che c'è? Non ci pensa. Ahinè, nessuno ci vede. Vieni qua. Levi, ci sono i carabinieri. Tu non mi hai visto di niente. L'anello.
Faccia attenzione, commissario, il retaglio è armato. E te? Come ti chiami? Mattonari Lavinia. Enea, dov'è? Quello là fuori ci ha appena detto che stava qua. Ha ronzato attorno a te. A me? Sì, a te. Ma non gli date retta a quello là. Romolo è matto. È geloso. Fortunato, Retalli, a tenere una bella guagliona come a voi. Siete la sua fidanzata. E allora che significa l'anellino che portate alla mano sinistra? Siete promessa a qualcun altro? E va buono. Visto che non volete rispondere, dovrò indovinare a modo mio. Fatemi leggere la mano. No, la sinistra. Ma questo gli è un topazio. Topazio tiene una Z sola, Marescià. È nella lista dei gioielli rubati. Ve lo devo sequestrare. Datemi l'anello. Aglio! Questo te l'ha dato Enea Retalli, ovvero? Ce lo dirà il cella a Marino. Avanti, marcia. Me l'ha prestato mia cugina, Mattonari Camilla. Guarda che se non è vero... È vero, ve lo giuro. E dove la troviamo, sta cugina? Alla stazione di Casal Bruciato. Questa ci vuol fregare. No, comunque viene con noi. Diamo un cenno, Marescià. Dai, muoviti e fa poche storie. Dai. Non ti muovere di qua, hai capito? E tu stacci attento. Bene. Sei te Camilla Mattonari? Sì, perché? Conoscete questo? Vostra cugina Mattonari Lavinia sostiene di averla avuto in prestito da voi? Sì, è vero. Gliel'ho prestato per qualche giorno. E voi dove l'avete preso? L'ho comprato a Roma, alla stazione, da un ambulante. Per pochi soldi. Dobbiamo perquisire la vostra abitazione, accompagnateci. Ma che buono! Non ti piccia. Ma sì, cominciamo dal comò, va. Cercate pure, tanto. Queste sono una vita che ce l'ho, non valgono niente. Ma se vuoi sapere che è sta prepotenza di venire a cercare dentro casa mia. Sono le noci di mia nonna. Le nascondo perché gli fanno male. Ah.
Fumate voi? Sta a vedere, non saltano fuori i gioielli. Li hai messi tu? Chi te li ha dati? Eh? Chi li ha portati qua? Avanti, parla, devi confessare, non teniamo tempo da perdere. Io li vedo adesso per prima volta. Non lo so chi ce l'ha messo in quel posto. E dillo che lo sai, tanto noi lo sappiamo già. Lo sa pure il commissario. Allora? Se non ti decidi a parlare qui, parlerai in caserma. E gli altri dove li hai nascosti? Non mi costringere a buttare all'aria tutto qua. Mi stai ascoltando o no? Marescialli, il letto. Aria, aria! È proprio quello che ci vuole a questi lenzuoli non certo candidi e tanto meno odorosi di spigo, eh? Niente. Ti conviene confessare, altrimenti io torno qua in forze e buttiamo tutto per aria. Anche sotto i binari vado a cercare. Manco i treni ti faccio passare più io. Dai, andiamo a caserma e tu vedrai che là lo fai, l'uovo. Muoviti. Posso almeno pigliare due stracci? Fa la svelta. Mi dispiace. State zitta. Andiamo in Genova. La verità.
possa avere aspetti. Lo dovemmo sbrogliare sto pasticciaccio brutto. La verità sempre bella non è, sempre bene non fa, chiede troppi perché che non fanno dormire, non conosce pietà, se vuoi pure morire, ma devi cercare, se no t'accorgi d'avere.